dell'impianto. L'ordine del giorno reca l'audizione informale in videoconferenza del sindaco di Borgo Mantovano in qualità di presidente del consorzio dei comuni dell'Oltrepò, Alberto Borsari, nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni Zolezzi, Lucchini, Foti, Pezzopane, recanti iniziative per favorire l'attività di manutenzione, ricostruzione, gestione dei ponti sul bacino del fiume Po e sulle principali arterie limitrofe. Saluto i colleghi che parteciperanno da remoto, ai quali rivolgo l'invito a tenere spenti i microfoni. Ringrazio il Presidente Borsari per la sua partecipazione ai lavori della Commissione e gli cedo la parola per lo svolgimento della relazione. Buongiorno, Sindaco, prego. Buongiorno. Buongiorno, mi sentite? Sì, Sì. tutto a posto. Allora, intanto vi ringrazio per l'opportunità che mi è stata concessa, ringrazio voi tutti per l'attenzione, i colleghi deputati in collegamento e chiunque insomma, possa intervenire e portare a recare ovviamente elementi positivi nel risolvere di questa questione. Io ho inviato il testo un'oretta fa, il testo insomma, che andrò a leggervi. Così vi faciliterò e che autorizzo ovviamente a essere pubblicato, in modo tale che sarò più veloce e faciliterò appunto i lavori della Commissione in oggetto. Quindi vado a leggere quella che è la mia dichiarazione in ambito appunto alla discussione congiunta delle risoluzioni 700600 Zolezzi, Lucchini, Foti e Pezzopane. Il territorio dell'Oltrepò Mantovano, da me rappresentato in quanto sono appunto presidente del territorio dell'Oltrepò Mantovano, incuneato tra tre diverse regioni e lontano da quelli che sono i grossi centri geopolitici, ha sofferto più di ogni altra zona di un grave impoverimento sociale. L'età media più alta di tutta la regione Lombardia è solo uno degli indicatori che come campanelli d'allarme si sono accesi negli ultimi anni. Lo spopolamento già in atto è stato accelerato dagli eventi sismici del 2012 che hanno lasciato strascichi pesanti ad un'area adagiata nel cuore della pianura padana, troppo spesso dimenticata. E questa sorte di abbandono al proprio destino lo si evince ancora di più nella drammatica situazione infrastrutturale in cui versa l'Oltrepò Mantovano. Siamo all'interno di una delle regioni più infrastrutturalmente servite, eppure il nostro territorio soffre di un isolamento tipico della più complicata comunità montana. Un territorio circondato da fiumi spesso invalicabili, come furono le Alpi per gli elefanti di Annibale. Diversi sono i ponti danneggiati sul reticolo idrico minore, così come sono diverse le assurde deviazioni e interruzioni del traffico. La risoluzione del problema dell'adeguamento del fiume Po tra gli abitati di Borgo Mantovano ed Ostiglia non è più rinviabile. L'inadeguatezza delle carreggiate causa frequenti incidenti e lunghissime code quotidiane che negli orari di punta spesso superano il chilometro. Il ponte si trova sul tracciato della statale 12 della Betone del Brennero che idealmente unisce il nord e il sud dell'Europa ed in effetti sono numerosissimi i mezzi pesanti provenienti da paesi a nord e ad est dell'Italia che attraversano il fiume Po in questa posizione. L'importanza del rifacimento del ponte è molto sentita anche da tutte le aree contermini al Basso Mantovano, in modo particolare il vicino Veneto e la Bassa Modenese, 15 km a sud sul tracciato dell'SS12, che con il suo distretto industriale partecipa in modo pesante a formare il PIL italiano. Con i colleghi sindaci di queste zone si è convenuto di inserire la problematicità del ponte tra Ostiglia e Borgo Mantovano tra i punti cardine di accordi sovraterritoriali per il rilancio dei nostri territori. Il manufatto in questo stato è un grave ostacolo allo sviluppo economico e quindi sociale di tutta la nostra area vasta. Oltre a tutto ciò, va sottolineato che poco più a valle del ponte è presente l'unico ospedale che serve tutte le nostre comunità e che quindi diviene anche difficile da raggiungere da chi si deve recare provenendo dall'altra sponda del fiume Po. Chiedo quindi a nome di tutti i colleghi sindaci che qui rappresento un impegno forte e deciso per arrivare finalmente e definitivamente al raggiungimento di una soluzione adeguata. Grazie. Grazie a lei, Sindaco. Chiedo se ci sono dei colleghi che intendano intervenire. Onorevole Zolezzi. Sì, grazie Presidente, ringrazio il Sindaco
sindaco di Borgo Mantovano, che saluto, è un sindaco del mio collegio elettorale. Credo che nella sintetica presentazione abbia potuto mostrare plasticamente quante siano le criticità nei vari ponti in un territorio al momento florido, con un'economia ancora vivace su tantissimi settori, dall'agricoltura alla manifattura a tantissime altre eccellenze artigianali. E io ho stimato, insieme a una serie di dati di confederazioni, che tutti i giorni sui ponti sul Po passi circa il 60% del PIL italiano, e compreso quello che va esportato, compreso quello che viene importato. Quindi c'è una strategicità davvero importante, che a mio parere in qualche modo non viene considerata quando si sente dire questo ponte viene interdetto al traffico pesante, questo adesso avrà dei restringimenti, questo avrà dei sensi unici alternati, perché vuol dire rallentare il trasporto di merci, rallentare il passaggio delle persone, alterare la qualità della vita delle persone. Per cui chiedo al sindaco, insomma, sulla base un po' dei contenuti della risoluzione, di esplicitare se lui è d'accordo, vista anche lui ha esplicitato alcune criticità di alcuni ponti del suo territorio, un territorio davvero importante, con eccellenze, ma comunque periferico, scarsamente raggiungibile già adesso. Se ci fossero altri stop di ulteriori ponti, sarebbe, credo, un vero e proprio lockdown ambientale. Quindi richiedo se è d'accordo un po' su alcuni punti, degli impegni che chiediamo al governo, che poi inizieremo poi nelle fasi successive a chiedere su cosa il governo concorda. Cioè, per esempio, avere un commissario in questi tempi nel Mantovano, ma non solo, si è visto l'importanza del commissario per il raddoppio ferroviario fra Mantova e Cremona, e che sta riuscendo dopo anni, dopo decenni, ad autorizzare questa infrastruttura, che sembra semplice, però per alcuni vincoli poteva essere rallentata in maniera importante. Adesso finalmente sembra che si stia andando più veloce, quindi un commissario potrebbe velocizzare, perché potrà dare una priorità, secondo me un commissario unico, poi questa è una mia visione, per tutti i ponti del bacino, che poi sono ben 255, di cui 183 ammalorati. E un commissario potrebbe velocizzare le fasi autorizzative e valutare una strategia di quali lavori sono prioritari, proprio per non lasciare determinate aree scoperte, dove magari non c'è un solo ponte chiuso, ma magari sono due. A quel punto davvero le imprese chiudono. Adesso poi vedremo col presidente della provincia al ponte di San Benedetto, bene che adesso sembra che i lavori stiano procedendo, ma c'è un ritardo di 3 anni, secondo Confindustria sono circa 90 milioni di prodotto interno perso per questo stop alle merci per ulteriori 3 anni. Quindi è chiaro che anche come si progettano questi ponti, quando si devono ricostruire soprattutto, è importante. Oltre al commissariamento, appunto, un finanziamento ulteriore, il fondo messo dal ministro Toninelli in qualche modo sta andando a esaurimento, ci vuole qualche soldo in più, e valutare se mettere sensori, se addirittura sia necessario un vero e proprio stato di emergenza. Io quando passo dai vari ponti credo di sì, perché fisicamente si percepisce una certa insicurezza su quasi tutti i ponti che attraversano un po', e non solo, anche gli affluenti. Grazie. Non vedo altri colleghi che abbiano chiesto di intervenire. Non so se vuole replicare il sindaco Borsari. Sì, grazie, una veloce replica. Sì, sottolineo sicuramente che la definizione di un commissario ad hoc per intervenire sui ponti sul Po sarebbe sicuramente auspicabile. La situazione è emergenziale. Emergenziale perché, come diceva l'onorevole Zolezzi, oltre ai ponti sul Po, la situazione è particolarmente complicata anche su ponti che attraversano affluenti del grande fiume o anche semplici canali irrigui. E quindi di conseguenza, a livello ovviamente di sviluppo economico, abbiamo delle gravissime perdite. Le aziende ormai non si insediano più sul nostro territorio, che è un territorio importante, florido, e il cuore pulsante dell'economia italiana, ma è ovvio che ormai le aziende hanno bisogno di infrastrutture adeguate, quindi si insediano vicino ai centri più importanti e abbandonano sempre di più i nostri territori, tanto che abbiamo una diminuzione sensibile del numero degli abitanti, che si concentrano sempre di più nelle grosse città, e anche la cosiddetta agricoltura, che ovviamente
ha bisogno di competitività anche in la cosiddetta agricoltura 4.0, che ha bisogno comunque anch'essa di competitività di un certo tipo, ovviamente ha iniziato a soffrire di una situazione veramente pesante. Quindi devo dire che il commissario, ulteriori finanziamenti per andare contro anche le emergenze e alla calamità ambientali che stanno colpendo i nostri territori sarebbero fondamentali per ridare un quadro dignitoso del nostro territorio. Chiudo dicendo che il ponte sul fiume Po in oggetto, quello tra Borgo Mantovano e Schiglio, oggetto del mio intervento, è verso in questo stato da veramente troppi anni, non è un problema che nasce ieri o ieri l'altro, da veramente troppi anni. Quindi diciamo che la fase storica è fondamentale per riuscire a cogliere un'opportunità, ripeto, significativa per intervenire. Grazie. Grazie, allora ringraziamo il sindaco di Borgo Mantovano, nonché presidente del Consorzio Comuni Oltre Po, Alberto Borsari, per il proficuo contributo reso ai nostri lavori, e dichiaro così conclusa l'audizione. Grazie, buon lavoro sindaco. Grazie, arrivederci, buon lavoro a voi. La pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata attraverso la trasmissione diretta sulla web TV della Camera dei Deputati. Ove non vi siano obiezioni da parte degli auditi, non essendovi obiezioni, dispongo l'attivazione dell'impianto. E diamo il benvenuto ai prossimi auditi. L'ordine del giorno reca l'audizione informale video conferenza del Presidente della provincia di Mantova, Carlo Bottani. Ricordo che tutti erano contenti quando si c'erano le ordinazioni nuove, i lottizzanti fanno strada, eccetera. Allora, no, il presidente non c'è, invece ci sono l'avvocato Francesco Aporti, consigliere provinciale delegato alla pianificazione territoriale provinciale di coordinamento urbanistica, bilancio e grandi infrastrutture, e il dirigente area lavori pubblici, ingegner Antonio Covino. Corretto? Vedo che è collegato l'ingegner Covino. Corretto? Vedo l'autentificazione dal web io. Mi date un feedback? Vedo che è collegato, c'è però non l'ingegner Covino. Okay. Abbiamo l'audio. Eccoci, ci sentite? Sì. Scusa, Alberto, sono Francesco. Sì. Sì. Ecco. Sì. No, io vedo l'autentificazione. C'è qualcuno che saluta che io però non conosco e quindi non riconosco. Ecco, l'ingegner Covino sta salutando con la mano, quindi lo vediamo. Sì, sì, potete iniziare. No, allora, intanto adesso il microfono, no, il microfono spento però. È ancora spento, deve cliccare sopra. Ecco, adesso sì, prego. Ora ci sentite? Sì, ora sì. Noi non sentiamo voi, è normale? Voi sentite? Sì, però ci vedo. No, ma voi ci sentite però? Ci vedo, ci vedo. No, il problema è che non ci sentono. Noi sentiamo voi. Noi non vi sentiamo. È un problema. No, l'audio è attivo. Ma avete la tasta qualcosa, no? Cos'è che abbiamo? La cassa. Qui è aperto. Avete degli auricolari per vedere se vi arriva l'audio? Si sente niente? Noi sentiamo. Sentite ora? No, non sento. Scusami. L'ultimo tentativo, Alberto. Perché mi sono connesso dal browser.
Ci sentite? No, non abbiamo niente, la provincia di Mantova è una provincia povera. No, comunque allora, adesso intanto, lo risolviamo, intanto, vediamo così. Un secondo lo risolviamo. Vi diamo la parola allora intanto. Okay. Un nuovo sistema che non ci è mai arrivato, visto come ha connesso con videoconferenza. Non lo volevamo vedere prima. No, non ce l'ho. Ok. Vogliamo tanto parco di quello che abbiamo. Buongiorno innanzitutto. Buongiorno, buongiorno. Grazie di questa convocazione che per noi è importante anche perché ci dà il significato di quanto vogliate conoscere le esigenze del territorio. Se ho capito bene, il vostro desiderio è di conoscere un po' quale sia la situazione dei collegamenti, dei ponti che attraversano il Po. Esatto. Noi abbiamo in provincia di Mantova 6 ponti che attraversano il Po. Abbiamo il ponte di Ostiglia, che è un ponte che insiste su una strada statale, il ponte tra San Benedetto Po e Bagnolo San Vito, il ponte tra Motteggiana e Borgoforte, il ponte tra Guastalla in provincia di Reggio Emilia ed Osolo in provincia di Mantova e il ponte tra Boretto in provincia di Reggio Emilia e Viadana in provincia di Mantova. Il ponte di Sermi italiano. Però non era oggetto di e poi c'è il ponte di Sermide che però non era oggetto di questa vostra richiesta. Per quanto riguarda il ponte di San Benedetto, notizia di ieri che è stato allineato sono state allineate le campate per il ponte nuovo che è un ponte finanziato in parte da provincia in parte da regione con tutte le opere accessorie. Abbiamo poi il monitoraggio continuo sul ponte di Borgoforte e penso che le vostre richieste siano più che altro richieste tecniche, cioè sullo stato di manutenzione dei manufatti. Per cui se siete d'accordo, io da consigliere delegato alle grandi opere della provincia di Mantova, neoeletto, passerei la parola all'ingegner Covino che è responsabile dei lavori pubblici. Così che possa rispondere alle vostre domande piuttosto che darvi ulteriori indicazioni più approfondite rispetto alle mie. Perfetto avvocato, come perfetto. Grazie. Avvocato. Non chiami avvocato però, perché io ormai l'avvocato non lo faccio più, faccio solo l'amministratore comunale. Allora, amministratore a porti, bene, lasciamo la parola allora, adesso ascoltiamo l'ingegner Covino. Lasciamo la parola all'ingegner Covino, allora lo ascoltiamo volentieri, grazie. Grazie a voi. Buongiorno, buongiorno a tutti. Io ho preparato una breve nota che forse dovrebbe essere già giunta anche presso la Camera dei Deputati.
in cui praticamente mettevamo in evidenza la situazione dei vari ponti che erano stati segnalati sulle note che c'erano giunte. In particolare, se volete, vado in ordine, così praticamente eventualmente ci potrebbero essere domande al riguardo. Il ponte che è messo in condizioni più critiche in provincia di Mantova è il ponte tra San Benedetto e Bagnolo San Vito. Però questo prevede la realizzazione in corso di una riqualificazione importante. Di fatto riusciremo a realizzare la struttura antisismica pienamente sia nel tratto in alveo che nel tratto in golena. Si tratta di un finanziamento che è stato, diciamo, recepito da Regione Lombardia e poi nel corso, diciamo, dei lavori del tratto in alveo siamo riusciti a perfezionare anche l'accordo per quello che riguarda il tratto in golena. Peraltro i lavori in alveo hanno vissuto una prima fase un po' di difficile gestazione. Adesso i rapporti con la ditta appaltatrice si sono regolarizzati, tant'è vero che proprio domenica abbiamo montato anche la seconda campata del varo principale. Si tratta di un'operazione che viene fatta evitando di interrompere al traffico e quindi abbiamo il ponte in una posizione provvisoria in attesa che venga realizzato anche il tratto in golena. A quel punto trasferiremo il traffico sul ponte parallelo in posizione provvisoria e potremo finalmente demolire il ponte attuale, che è un ponte invece decisamente vetusto. Questa è la situazione del ponte di San Benedetto. Non so se ci sono delle osservazioni, se no passerei al ponte di Borgoforte. Prego, prego, lei completi Il tutto e ponte. poi se ci sono domande le facciamo alla fine. Grazie. Perfetto, grazie. Il ponte di Borgoforte invece è un ponte che anch'esso ha più di 50 anni, non è in condizioni critiche come quello di San Benedetto, che aveva subito delle gravi conseguenze anche col sisma, però comunque è un ponte che necessita di interventi di manutenzione. È costituito da un tratto anch'esso in alveo e dal tratto in golena. I problemi sono un po' diversi, però comunque vanno affrontati necessariamente. Per fortuna, dopo un controllo continuo che il nostro settore tecnico comunque ha sempre fatto, conoscendo la situazione e come dire, aumentando il grado di allerta, abbiamo finalmente avuto a disposizione un finanziamento correlato tra fonti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e fonti della Regione Lombardia, con un quadro economico di 5 milioni. Non sono proprio quelli che servirebbero, però comunque li sfrutteremo per poter mettere in sicurezza alcuni elementi fondamentali come la ricostruzione materica delle pile in golena lato sud e altri interventi che realizzeremo sul ponte, fondamentalmente per le barriere, giusto? Le barriere di sicurezza e la ricostruzione della componente fino alla soletta con la impermeabilizzazione e il rifacimento dei conglomerati bituminosi. A nostro giudizio si renderebbe necessario un incremento di finanziamento che in prima battuta potremmo quantificare in 3,5 milioni. Però in questo momento ci mancano, ecco. Comunque, i lavori che abbiamo in corso di progettazione probabilmente verranno affidati entro la fine del 2022 e quindi con la durata di un anno dovrebbero concludersi alla fine del 2023. Questo è il ponte di Borgoforte, tra Borgoforte e Mottegiana, che indubbiamente noi desta per adesso maggiori preoccupazioni. Sì, il ponte di Borgoforte presenta anche il passaggio sulla linea ferroviaria. Sulla linea ferroviaria abbiamo un intervento specifico da fare, un po' delicato, ma comunque un quadro economico che è inferiore a 350 mila euro. È un finanziamento in parte di Regione Lombardia e in parte della provincia di Mantova. Comunque è un intervento piccolo che dovremo realizzare, ma questo lo faremo probabilmente anch'esso a partire dalla fine del 2022. Diciamo è un sottinsieme della problematica più ampia che questo ponte prevede. Poi abbiamo invece il ponte tra Dosole e Guastalla. Quindi siamo metà in provincia di Mantova e metà in provincia di Reggio Emilia. Sul
Su questo ponte c'è un quadro economico a disposizione con un finanziamento ministeriale di 6,5 milioni. La stazione impaltante in questo caso sono i colleghi di Reggio Emilia e andranno in questa maniera a completare un precedente intervento che aveva costituito una prima tranche di lavori. Io credo che i colleghi di Reggio Emilia siano nella fase di affidamento dei lavori, hanno già completato la progettazione esecutiva e quindi mi immagino che il cronoprogramma che abbiano previsto preveda la conclusione di tutte le attività alla fine del 2023. Poi ci sono altri due ponti che non sono più diciamo nel patrimonio della provincia di Mantova, che però noi abbiamo seguito, adesso fanno parte di strade che sono dell'ANAS, in particolare la strada statale 458, e anche questa negli anni è stata oggetto, quando era ancora appartenente al patrimonio della provincia di Mantova, è stato oggetto di interventi cadenzati su tre stralci per un complessivo di 5,5 milioni di euro. Anche in questo caso il ponte è a metà tra la provincia di Mantova e la provincia di Reggio Emilia e furono i colleghi di Reggio Emilia a gestire questo quadro economico e anche in questo caso sono stati fatti interventi che hanno interessato la soletta, l'impermeabilizzazione, quindi il rifacimento degli strati di conglomerato bituminoso e poi negli stralci successivi in due tranche diverse sono stati fatti degli interventi di consolidamento delle strutture di fondazione, prima la pila 8 e la pila 9 e poi le pile 5, 6 e 7. Adesso però il ponte è dell'ANAS, è tornato all'ANAS. Sempre dell'ANAS invece in provincia di Mantova c'è un ponte importantissimo per la viabilità locale e sovralocale che è il ponte di Ostiglia che unisce gli abitati di Revere e di Ostiglia. Appartiene alla strada statale 12 a Betone Brennero ed è sempre stato di proprietà dell'ANAS. Qui diciamo c'è un problema abbastanza serio perché la sezione stradale non permette il transito in sicurezza nel doppio senso, quando capita che due mezzi pesanti si incontrano ci sono grossi momenti di congestionamento che si ripercuotono nelle due direzioni. In effetti ci sarebbe una campata ci sarebbe il ponte parallelo gemello che ospitava la sede ferroviaria e adesso è dismesso, che potrebbe essere recuperato. Abbiamo avuto varie idee nel corso degli anni che sono passati, che erano state proposte, però in realtà il problema è sempre quello che la sezione utile è inferiore a quella che necessiterebbe la normativa stradale e quindi tutti i progetti che sono stati fatti sono stati scartati per questa inidoneità. Di conseguenza a questo punto urge a nostro giudizio la riqualificazione dell'intero ponte o il rifacimento complessivo, però immagino che stiamo parlando di un ordine di grandezza che chi di competenza potrà studiare, che però probabilmente si aggira tra i 40 e i 50 milioni di euro. Questo è il quadro complessivo dei ponti che abbiamo offerto a voi. Grazie, vedo che intanto ci ha raggiunto anche il presidente Bottani, giusto? L'ho visto collegato, presidente. Anch'io l'ho visto collegato. Sì, l'ho visto collegato, è comparso per un secondo, poi mi dice che è già riscomparso. Allora, vediamo se il presidente... La Pantelleria. Mi è comparso e poi dopo... Allora, finché aspettiamo di vedere se il presidente... Quando vediamo il presidente, naturalmente cediamo la parola. Chiediamo invece ai colleghi, saluto anche quelli collegati, chiediamo ai colleghi... se abbiano richieste di intervento. Onorevole Dara. Sì, grazie Presidente, grazie anche per aver potuto udire oggi il Presidente dell'Oltrepò, che
che prima purtroppo ho ascoltato solo in videoconferenza, e il consigliere delegato Francesco Porti e l'ingegner Covino. La domanda che faccio al consigliere delegato Porti è la seguente. Purtroppo è da anni e anni che viviamo questa situazione in provincia di Mantova. È da tanti anni che aspettiamo degli interventi concreti, con dei progetti concreti sui nostri ponti. Purtroppo questi progetti tante volte sono stati buttati nel cestino proprio perché non si è arrivati a una soluzione concreta. Chiedo quindi se è opportuno che si nomini a questo punto cosa ne pensa sulla nomina di un commissario sulla gestione proprio di questi progetti e di questi ponti. Grazie. Onorevole Zolezzi. Sì, no, approfitto per ringraziare intanto gli auditi, insomma non nascondiamo che sono i referenti della provincia del mio collegio elettorale, quindi li ringrazio anche, li saluto caramente insomma tutti quanti, dal sindaco Apporti che ha la delega importante alle infrastrutture, l'ingegner Covino, e al sindaco e presidente della provincia Bottani che adesso poi ci parlerà. Oltre al discorso commissariamento chiedo appunto, cioè perché poi siamo in un ambito istituzionale per cui io credo che sia conseguenziale a quello che hanno detto in termini anche economici, che probabilmente qualche finanziamento in più ci vuole, e secondo me proprio perché siamo in una commissione nazionale non è per togliere finanziamenti ad altri territori, ad altri bacini, ma per sottolineare che è necessario avere i finanziamenti per questa rete di ponti che tra Asta del Fiume, Po e i vari affluenti, si parla di 255 ponti, di cui 183 ammalorati dalla ricognizione di inizio 2020, probabilmente adesso sono anche di più. Per cui quello che chiedo anche io, oltre al commissariamento, se concordano che sia bisogno avere qualche fondo in più per fare i lavori velocemente, perché tutti noi viviamo quotidianamente in provincia di Mantova e non solo in tutto il bacino del Po delle criticità legate allo stop alle merci, ai sensi unici alternati o addirittura ai blocchi temporanei della circolazione sui ponti, ma questo potrebbe portare, se si verificasse su due ponti vicini, anche a dei veri e propri lockdown ambientali, quindi è una situazione che va un attimino vista in ottica preventiva, non tanto nell'ordinario che sì, chiedo il finanziamento, aspetto 3-4 anni, poi vediamo come va. Probabilmente c'è bisogno di affrontare la situazione in maniera più rapida sul versante anche economico. Probabilmente, come diceva prima anche il sindaco Borsari, è una situazione emergenziale che dovrebbe essere però formalizzata, quindi anche se siete d'accordo sul discorso emergenziale, e se siete d'accordo, perché ho visto che per il ponte di Casalmaggiore pare che stia funzionando bene, sull'estendere una sensoristica su tutto il ponte, e anche sul discorso di velocizzare, per esempio si è fatto l'esempio del ponte di Ostiglia, probabilmente questo passaggio ad ANAS anche del sedime ferroviario dovrebbe essere fatto in tempi certi. C'è stato annunciato nelle ultime audizioni che probabilmente entro la primavera, sarà la primavera del ponte di Ostiglia, speriamo che sia così, però è chiaro che probabilmente un commissario avrebbe anche questo margine di interlocuzione un pochino più forte anche con gli enti proprietari legittimamente degli altri aspetti. E poi insomma il testo della risoluzione ce l'avete, eventualmente poi ci potete mandare anche altre osservazioni scritte, perché più c'è concordanza, non tanto che sia quella di un gruppo politico o di un altro, più riusciamo con il governo, che al momento io non ho ancora pareri particolari in realtà da parte del governo sugli impegni, però più c'è, insomma, più si capisce su quali impegni c'è concordanza anche degli enti locali, più riusciamo a trovare un testo condiviso proprio sulla base non tanto dei desideri, dei desiderata, ma proprio su quello che è necessario fare. Grazie. Chiedo ai nostri ospiti, gli auditi, se vogliono replicare ai colleghi Dare e Zolezzi. Posso? Prego, prego. Sì, per quanto riguarda, inizio dal fondo, per quanto riguarda l'intervento dell'onorevole Alberto Zolezzi, è assolutamente condivisibile il fatto che necessitino finanziamenti. La recente esperienza della chiusura del ponte di Casalmaggiore ha evidenziato come questi ponti, che hanno più o meno tutti la stessa età, possano rappresentare una fragilità importante per le connessioni viabilistiche tra
la provincia di Mantova e le province vicine dell'Emilia, e quindi sì, si possono creare anche congestioni e potenzialmente anche lockdown ambientali, per cui avere fonti di finanziamento che possano permettere di intervenire su ponti che, ripeto, hanno tutti più o meno la stessa età e quindi fragilità analoghe, è una cosa molto importante, per cui auspichiamo che ci possa essere un intervento sull'asta del Po. Consideriamo che per attraversare il fiume, quindi recarsi negli abitati della provincia che sono a sud del Po, se non ci sono i ponti in efficienza, diventa molto molto dispendioso, anche solo per i collegamenti della vita quotidiana, oltre che per i collegamenti, diciamo così, che hanno un più importante impatto economico. Quindi questi ponti devono esistere, devono essere manutenuti, devono essere in qualche caso oggetto di interventi più importanti. Quindi ben vengano tutti i finanziamenti che potremo reperire. Quanto alla la nomina del commissario, di un eventuale commissario per queste opere, in particolare forse per il ponte di Ostiglia, la nostra esperienza nella gestione dei lavori pubblici provinciali e comunali è tale per cui riteniamo che le procedure adottate da un commissario possano essere molto più snelle e soprattutto con una maggiore efficacia anche in sede di conferenza dei servizi. L'esperienza recente che ci sta, anzi attuale, che ci sta interessando per il raddoppio della linea ferroviaria Mantova-Cremona, che è un'opera che va a immaginare anche di, anzi a progettare di eliminare tutti i passaggi a livelli ed è gestita da un commissario, ci ha dato la sensazione di una tempistica ben più ragionevole rispetto alle opere pubbliche gestite in assenza del commissario, per cui sarebbe quanto mai opportuno la nomina di un commissario, io penso soprattutto per quanto riguarda il ponte di Ostiglia, che ha delle competenze che vanno oltre a quelle della provincia, perché come vi spiegava l'ingegner Covino, insiste su una strada statale e c'è in parallelo una strada ferrata che potrebbe essere in qualche modo riutilizzata. Per cui sì, penso che l'idea del commissario sia un'idea vincente. Grazie. Bene. Grazie. Allora noi vi ringraziamo davvero per il contributo che ci avete reso. Abbiamo già la memoria, tra l'altro quello che lo specifico che ci ha dato l'ingegnere lo abbiamo già distribuito, lo abbiamo già in distribuzione e quindi insomma noi continueremo i nostri lavori alla ricerca di una risoluzione unitaria per poter dare delle vostre risposte. Davvero grazie dei vostri contributi. Buona giornata. Vi liberiamo. Grazie. Grazie. Arrivederci.